Ehi hey raga, ciao, bentornati alle news. Andiamo a vedere subito che cosa è successo. Allora, questa è una notizia che tutti noi purtroppo conosciamo, che è avvenuta in questi giorni, che in realtà esula un po' dal contesto dell'arrampicata sportiva che andiamo a trattare sul canale. Però mi sento in dovere totale di parlarne. Un po' perché io, in quanto abitante di questo piccolo pianeta, sono indirettamente, per certi versi, ma direttamente per tutti gli altri, coinvolto a tutto quello che comunque inizio a captare, a vedere, che sta accadendo intorno a me. Ora, non è il mio compito quello di scendere in dettagli e andare specificatamente a parlare di ciò che tecnicamente, geologicamente, glaciologicamente sia avvenuto. Basta soltanto pensare e immaginarti che da quel versante sulla Marmolada, intanto non esiste quasi più un ghiacciaio, e da quel versante, che pende a 45 gradi, si è staccata una massa pari a una cosa come due campi da calcio, travolgendo un sacco di persone, tra cui purtroppo ci sono 7 vittime, ci sono 8 feriti e parecchi dispersi. Ora, sulla Marmolada, in quel caso specifico, basta guardare le foto del passato e confrontarle con quelle dei giorni nostri. Il ghiaccio si è ritirato parecchio, di molto, di tanto, di tantissimo. E questo ha creato un meccanismo, diciamo, un gatto che si morde la coda, non fa altro che alimentare il surriscaldamento che già ormai da anni vediamo in modo effettivo nella vita di tutti i giorni. Il ghiaccio si scioglie lasciando più spazio, diciamo, alla roccia scura sottostante che riflette meno i raggi del sole, trattiene più calore e di conseguenza il ghiaccio si scioglie ancora di più. Questo meccanismo non fa altro che accelerare e favorire il distaccamento di grosse masse di ghiaccio come in questo caso. Voi considerate che una massa di quel tipo sopra a una pendenza così accentuata ha raggiunto una cosa come 250-300 km orari. Potete immaginarvi tutto ciò che stava all'interno sul percorso di quel ghiaccio che è venuto giù, che fine possa aver potuto fare, e non ci voglio neanche pensare. Il punto è questo: quel ghiacciaio lo stiamo perdendo ed è uno dei, come dire, dei segnali, delle risposte, diciamo, che l'ambiente circostante sta attuando nei confronti comunque di un cambiamento di equilibri, se così li vogliamo chiamare, che volenti o nolenti, che voi lo accettiate oppure no, è provocato per la maggior parte dei casi dall'uomo. Ora, dietro a tutti questi fatti, appunto, tralasciando poi l'enorme dolore che possono comunque adesso provare le persone coinvolte, direttamente o indirettamente, non voglio entrare nello specifico. Io, sentendomi parte e totalmente coinvolto in questi eventi, voglio sapere adesso che cosa devo fare per far sì che tutto ciò si arresti. Io voglio sapere adesso, seduta stante, le istruzioni per far sì che questo riscaldamento globale arresti la sua corsa verso l'alto. Voglio totalmente avere istruzioni quotidiane da seguire perché i miei piccoli gesti possano essere di grande aiuto per arrestare tutto questo. Vi prego, ditemelo, perché io, e scusate se lo dico, ma mi sono veramente rotto le palle di sentire le due fazioni tra chi scrive articoli e annuncia la catastrofe e chi costantemente, non so per quale assurdo motivo, continua a negare i fatti. Non riesco a capire dove sta la reale condizione in cui si può attuare della concretezza. Che cosa cazzo dobbiamo fare per arrestare tutto questo? Per far sì che i nostri ghiacciai non continuino la corsa verso il nulla, per far sì che tutte le risorse che abbiamo continuino ad esserci e a soddisfare le persone
in modo globale, per far sì che gli eventi di siccità non si susseguano in modo sempre più frequente. Io voglio sapere cosa cazzo devo fare e a cosa devo rinunciare. Perché così è un lento osservare la fine delle cose e io non ce la faccio più. Torniamo a notizie più leggere e più inerenti a ciò che ci occupiamo noi. Connor Harrison sale Empathy 9 a più in stile trad. Allora, probabilmente intanto già questa via nasce, liberata da Carlo Traversi, nasce come la probabile linea più dura sul granito, gradata appunto 9 a più. È stata ripetuta poi da Ethan Pringle proponendo da lui stesso un grado leggermente più basso, perché appunto seguendo questa fessura Ethan ha utilizzato i guantini soliti da fessura, appunto, che favorivano una maggiore aderenza, una maggiore facilità, diciamo, tra virgolette, se così vogliamo chiamarla, della salita stessa. Ora, da entrambi è stata comunque salita in stile sportivo, perché la via è chiodata di fatto. Connor invece ha pensato bene di salirla Red Point, quindi con le protezioni dal basso, siglando così la forse più difficile salita trad al mondo, dopo il probabile 9A di Larkel con Tribe, che però il grado non è ben chiaro perché lui non si è mai esposto in questo senso, siglando probabilmente la via trad più dura al mondo. E se pensiamo che Connor ha 18 anni, tanta roba. Cambiamo totalmente zona e stile di arrampicata, scendiamo nel boulder e andiamo nel Rocky Mountain, perché Matt Fultz libera Brace of the Cure, un passaggio difficilissimo di 8C+. Strapiombante, estrema, su tacche piccolissime, roccia, granito. Quindi posso solo immaginare il dolore e la striccata che devi dare sotto i polpastrelli per riuscire a tenere quei micro appigli. Ha provato l'anno prima ad arrivare a capo di questi difficili movimenti senza risultato, alimentato anche poi da un infortunio che aveva avuto, è tornato appunto quest'anno e ha chiuso i conti con questo difficile progetto. Il video parla chiaro. Bene raga, il video finisce qua e scusate per la mia divagazione iniziale, ma io vi giuro, a volte quando ci penso, dico, ma è possibile che siamo così tanto inermi di fronte a tutto questo? E che poi lo so che lo siamo, perché non siamo nient'altro che le solite formiche al confronto del cosmo che sta sopra di noi, che ci circonda, e va bene. Ma siamo anche direttamente responsabili di tutto questo, e in quanto responsabili possiamo fare qualcosa. Alla prossima.